In questo video vedremo come installare macOS 14 Sonoma sui Mac non supportati, subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Questo è uno di quei video che sono certo vi piacerà. Di solito attendete con ansia questo periodo dell'anno, cioè quando Apple rilascia i suoi nuovi sistemi operativi. Soprattutto perché per ciò che concerne macOS andremo a vedere come installarlo sui Mac non supportati. Ovviamente ragazzi, come sempre, mi conoscete, ci sono delle precisazioni, c'è un disclaimer da seguire e al quale ci tengo tantissimo. Anzitutto vi ricordo, si tratta di una versione beta, tra l'altro appena uscita, quindi mi raccomando, sia se il vostro Mac è supportato sia se non lo è, come in questo caso, non installatelo su un Mac, su un dispositivo che per voi è quello principale. Ragazzi, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Secondo punto molto importante, ecco, sapete che normalmente procedo all'installazione di questi sistemi operativi attraverso il tool OpenCore Legacy Patcher. Tuttavia ragazzi, in questo video io utilizzerò l'ultima versione di OpenCore Legacy Patcher, la 0.6.7, che però non è ancora supportata ufficialmente per macOS Sonoma. Lo stesso team di OpenCore, ecco, precisa questo e successivamente ci saranno ulteriori sviluppi. Vi porto il video, nonostante sia in beta, perché comunque sia un po' tutti vogliamo provarlo, e nonostante OpenCore ancora non sia pienamente supportato, perché sperimentandolo sul mio MacBook Air del 2014 l'installazione è perfettamente riuscita. Però ragazzi, mi unisco al terzo punto, controllate sempre la descrizione di questo video, perché vi aggiorno su qualsiasi cosa riguardante il tutorial, se ci sono dei passaggi da cambiare o meno, perché non è sempre possibile andare a rifare un nuovo video, quindi tenetela sempre in considerazione. E soprattutto ragazzi, basatevi ancora sulla tabella di compatibilità che era valida per Ventura. È vero, non è per macOS Sonoma, però controllate e vedete se il vostro Mac è compatibile o meno, perché se non lo era con Ventura non lo sarà neanche con queste primissime versioni di Sonoma. Quindi comunque sia, non rischiate. Ma torno a dire, nonostante mi stia dilungando, ricordate che è una versione beta e di non installarla sui Mac principali, quelli che utilizzate per lavorare, perché sicuro qualcosa andrà storto. Quindi mi raccomando, tenete in considerazione queste cose, fate sempre un backup con Time Machine, perché tutto e maggiormente ora può andare storto. Ma va bene ragazzi, non mi voglio dilungare ulteriormente, andremo a vedere il tutorial. Vi chiedo solo un like, l'iscrizione al canale se vi va di supportarmi, se vi va di supportare questo lavoro, lavoro che comunque mi è costata tantissima fatica. E qualora voleste sostenere il canale in altro modo, con una donazione PayPal, vi lascio qui sotto i link in descrizione. Basta e andiamo al tutorial. Premessa fondamentale che vi ho già fatto all'inizio del video: mi raccomando, consultate la tabella di compatibilità del vostro Mac con il tool OpenCore. Vi ricordo ragazzi che la tabella è ancora basata sulle caratteristiche di macOS Ventura, siamo ancora in fase beta con Sonoma, di conseguenza tenetela d'occhio. Tuttavia qualcosa può funzionare, qualcosa no, state sempre molto attenti a quello che fate. Torno a ribadire, procuratevi un backup con Time Machine. Anzi tutto andiamo a collegare una pendrive da 16 GB, perché l'installer che ci occorrerà per essere caricato proprio su questa pendrive e avviare l'installazione di macOS non occupa più di 12-13 GB, quindi di questa dimensione basterà. Non preoccupatevi neanche di andarla a formattare, perché il tool OpenCore che utilizzeremo proprio per questa procedura penserà a tutto quanto lui. Allora andiamo anzitutto a scaricare il sistema operativo e il tool OpenCore. Prima di tutto, tool di OpenCore, vi lascio il link qui sotto in descrizione, quindi sul mio sito web troverete la pagina, scorrete fino alla sezione di download. Non preoccupatevi di questo disclaimer, perché ragazzi fa riferimento a tutorial precedenti. Allora, download e avviate la procedura classica di scaricamento.
Recatevi adesso sulla pagina di macOS Sonoma, ovviamente ancora in versione beta 1, anche qui sezione di download e cliccate sul pulsante di scarica per avviare lo scaricamento. Come vi dicevo, sono 12-13 GB, quindi ci potrà volere del tempo, dipende dalla vostra connessione. Qui una piccola specifica: il mio sito web ha un sistema di controllo per la gestione del traffico. Essendo in migliaia a scaricare, chiaramente il sito non può andare in crash, allora va a gestire, limitare i download e di conseguenza talvolta potrete trovare il sito inaccessibile oppure con velocità di download basse, ma è questo il motivo. Vi specifico, ragazzi, anche di non utilizzare delle VPN, altrimenti il sito sarà irraggiungibile. In ogni modo, fatto questo, quindi scaricati i due file, installassistant.pkg e il file di OpenCore che troverete zippato, quindi vi basterà semplicemente estrarlo sul desktop, tutto è pronto. Andiamo anzitutto ad eseguire installassistant.pkg perché andrà ad estrarre l'installatore vero e proprio all'interno della vostra cartella classica delle applicazioni. Quindi cliccate su continua, una volta aperto, installa, inserite la password del vostro Mac, la password di sistema e cliccate su installa software. Attendete il termine della procedura e vi farò vedere che troverete nella cartella applicazioni proprio l'installatore di macOS Sonoma. Chiudi, andiamo ad aprire la nostra cartella applicazioni, scorrete e vedete install macOS 14 beta. Fatto questo, andiamo ad aprire il tool di OpenCore. Al momento della registrazione siamo alla 0.6.7, certamente ne usciranno delle altre, quindi per tutte quante le novità oppure procedure diverse da questa che state vedendo nel video, mi raccomando andate a leggere la descrizione del video perché lì vi tengo aggiornati, in quanto la procedura solitamente è la stessa ma cambiano soltanto delle piccole cose. Allora andiamo a creare il nostro installer di macOS. Dunque cliccate su questa sezione, su questo pulsante Create macOS Installer. Attendete e vi chiederà se volete scaricare l'installer di macOS o utilizzare una versione esistente. Allora il primo pulsante ci permetterà di bypassare il download del sistema operativo dal mio sito web, ma attenzione ragazzi, quello che dico sempre in questa fase: OpenCore spesso e volentieri ha dei server sovraffollati, diciamo così, di conseguenza il sistema che andrete a scaricare da qui potrà spesso e volentieri risultare corrotto, è capitato a tantissimi, ecco perché ve l'ho posto sul mio sito web. In ogni modo, qualora voleste procedere attraverso questo primo pulsante, cliccateci sopra, attendete e sarà caricata la lista dei sistemi disponibili, questa arriva al momento fino a macOS 13.4, quindi Ventura. Qualora voleste la versione beta, cliccate qui su mostra tutti quanti gli installer disponibili. Voi andate a verificare, ecco, se la beta di Sonoma è presente. Come vedete, no, non c'è, arriva fino alla 13.5 di Ventura, quindi andate sul mio sito e scaricatela da lì, ma ve l'ho fatto vedere perché ovviamente potrà essere messa a disposizione, quindi potrete sempre controllare anche da qui con le premesse che vi ho fatto in precedenza. Torniamo un attimo al menu principale, riclicchiamo sul pulsante per creare l'installatore di macOS e andiamo questa volta a fare la seconda procedura, cioè utilizza un file di installazione già presente. Ci clicco sopra e lui automaticamente lo riconoscerà presente all'interno della cartella applicazioni. Clicco qui sopra e adesso lui andrà a cercare la mia pendrive sulla quale andare ad installare macOS 13 Sonoma in maniera tale che possa essere avviato con il Mac e poi essere installato. Quindi vado a selezionarla, mi raccomando ragazzi, prima di farlo, ecco, come consiglio, togliete tutte quante le periferiche esterne così da lasciare solo la pendrive, oppure qualora non voleste farlo selezionate in maniera attenta la pendrive da utilizzare perché verrà cancellato tutto e vi faccio vedere, ecco, il messaggio ci dice proprio questo. Comunque cliccate su yes e attendete che la scrittura sia completata, ovviamente dopo aver inserito la vostra password di sistema. Una specifica che voglio farvi ragazzi è questa: chiaramente non tutti i Mac sui quali andrete ad effettuare questa procedura sono dotati di porte USB 3.0. Questo cosa significa? Che la velocità di trasferimento dei dati potrà essere più lenta del solito, ma questo dipende molto anche dalla pendrive che andate ad utilizzare. Allora, semplicemente per dire che può volerci anche un'ora, due ore, il tutto, ripeto,
certo, dipende dalle prestazioni del vostro Mac. Minata, vedete qui la nuova pendrive con l'installer di macOS, guardate, la vado ad aprire ed eccolo qui. Ragazzi, vi voglio specificare che non basta effettuare il copia ed incolla dell'applicazione, perché verranno creati appunto dei file di sistema che renderanno la pendrive avviabile. Ora procediamo al caricamento del tool di OpenCore sul nostro Mac o sulla pendrive e vi spiego che cosa significa. Allora, procediamo con Build and Install OpenCore. Vedete, si avvia questa parte ed ecco, dobbiamo andare a scegliere dove installare OpenCore, se sull'hard disk oppure andarlo ad installare sulla pendrive. Ma vi dico, ragazzi, che installarlo sulla pendrive comporterà che a ogni avvio il nostro Mac dovrà avere la pendrive sempre inserita. Ora però vi faccio una specifica, ragazzi, e ci torneremo a breve. Ha senso andare ad installare OpenCore sulla pendrive e non sull'hard disk principale nel momento in cui steste preparando la pendrive su un Mac, ad esempio su questo, ma per installare il sistema operativo ed OpenCore su un altro Mac. E c'è anche poi la procedura per fare in modo che la pendrive possa non essere più inserita, ma questo lo vedremo al termine di tutto. In ogni modo, primo passaggio, installiamolo sull'hard disk principale. Cliccate su Install to Disk, viene riconosciuto automaticamente l'SSD principale e viene riconosciuta la nostra pendrive. Selezionate l'hard disk, cliccate nuovamente ed attendete il caricamento dopo aver inserito la password di sistema. Ok, vedete, OpenCore è stato caricato sull'hard disk correttamente, adesso dovrete riavviare. Ma io mi fermo un attimo, ragazzi, per farvi vedere l'altra procedura. Ignora, torniamo al menu principale e adesso supponiamo di voler installare, ecco, OpenCore sulla pendrive per procedere all'installazione su un altro Mac. Attenzione qui, ragazzi, vedete, OpenCore va a riconoscere il vostro modello di Mac, MacBook Air 6.2. Ora dovrete fare in modo, per installare correttamente OpenCore e permettere al Mac di destinazione di riconoscerlo, di andare a cambiare il modello. Come si fa, ragazzi? Anzitutto andate ad individuare il modello del vostro Mac. Ad esempio, recatevi su questo sito che vi vado a linkare qui sotto in descrizione, che ci va a dire qual è il modello corrispondente ad ogni Mac. Adesso sono nella sezione MacBook, ma vi linkerò anche quella per iMac, per MacBook Air, eccetera. Quindi scorrete e guardate. Supponete di avere un modello del 2015. Come facciamo a capire qual è l'identificatore del modello? Eccolo qua, questo MacBook 8.1. Appuntatevelo, ricordatevelo, tornate in OpenCore e adesso aprite i settings di OpenCore che ci torneranno utili dopo. Ora andate in questa parte, vedete host model, e andate a cambiare, quindi andate su MacBook, non provi, dicevo 8.1, lo mettete qui, tornate indietro e poi fate Build and Install OpenCore. Questa volta però, ragazzi, una volta fatto questo, andando a scegliere Install to Disk, cosa faremo? Lo andremo a caricare sulla nostra pendrive e non più sul nostro hard disk. In ogni modo, fatto tutto questo, in base a ciò che vi occorre, potete chiudere e riavviare il Mac per l'installazione che vedremo a breve. Ed eccoci, ragazzi, Mac pronto, guardate in basso a sinistra pendrive inserita, andiamo ad accendere il Mac caricando il bootloader. Quindi premiamo il tasto Alt che ci permetterà di fare questo e accendiamo il Mac. Teniamo premuto il tasto fino al caricamento della schermata di boot, nella quale, ragazzi, vi voglio far notare una cosa, perché questo è un Mac che contiene Windows, di conseguenza vi farò vedere come potrete effettuare la procedura anche su un computer con Bootcamp. Prima cosa, se clicco direttamente su Install macOS 14 Beta, che è la mia pendrive, guardate, ci clicco, riceverete subito il segnale di divieto, ovviamente perché non è stato caricato OpenCore, bensì bypassato. Non temete, andate a spegnere il computer tenendo premuto il tasto di accensione e spegnimento per un po' di secondi, ripetete la procedura, tasto Alt e accendete fino al caricamento del bootloader. Ancora una cosa, ragazzi, proprio perché qui è installato Bootcamp, a me comparirà questa icona, vedete, di OpenCore con su scritto Windows. Qualora voi non aveste Bootcamp installato, vi apparirà semplicemente l'icona di OpenCore. Andateci a cliccare sopra
premete sulla freccia e solo adesso, ragazzi, in via veloce cliccate su Install macOS 14 Beta e proseguite fino a che verrà avviata la console di ripristino del Mac, che ci permetterà appunto di eseguire l'installazione di macOS Sonoma. Ed eccoci, prima schermata caricata, quella di scelta della lingua. Scorrete fino a trovare l'italiano. Ecco qui macOS Recovery, guardate, Install macOS 14 Beta. Qui dovete stare molto attenti, ragazzi, seguite i miei passaggi, perché abbiamo diverse possibilità. Anzitutto vi faccio notare una cosa, ripristina da Time Machine. Ora ve lo dico già da adesso, qualora la procedura sia stata svolta in maniera non corretta e avete la necessità di ripristinare i vostri dati, non dovrete farlo da questa schermata, ma dovrete prima ricaricare il vecchio sistema operativo con il ripristino via internet. Trovate nella descrizione del video la procedura per ripristinare via internet e solo al termine andare a ripristinare i dati da Time Machine. Ve lo dirà, ve lo chiederà proprio il Mac stesso. Ora, come potete procedere? Potete fare due operazioni. La prima, aggiornare il Mac, e vi ricordo che ho rilasciato sul mio canale un video su come aggiornare un Mac non supportato, perché ci sono delle accortezze da tenere in considerazione. Oppure potrete andare a formattare il disco. Per andare ad aggiornare vi basta semplicemente cliccare su Install macOS 14 Beta, selezionare successivamente l'hard disk dove è caricato Ventura e andate ad aggiornare, o un vecchio sistema ovviamente. Ma vi ricordo anche che quando si passa da un sistema ad un altro, non da una release ad un'altra, ma proprio da un sistema ad un altro, io sconsiglio fortemente di eseguire l'aggiornamento. Questo perché i file di sistema possono corrompersi facilmente e avrete un sacco di problemi. Comunque, per andare a formattare, cosa fare? Cliccate su Utility Disco e poi andate a fare doppio clic. Ecco, questa è la schermata dei dischi. Prima operazione, recatevi sul menu Vista e andate a cliccare Mostra tutti i dispositivi. Questo è l'hard disk principale sul quale abbiamo caricato OpenCore. Adesso, ragazzi, approfitto per dirvi, in passato nei tutorial avevamo sempre formattato questa parte che io chiamo il contenitore. Vedete, dentro ci sono altre cose, nonostante c'è scritto contenitore disk 1, ma questo contiene tutti, quindi lo chiamo contenitore. Il contenitore più esterno, perché qui c'è una scaletta. Su alcuni modelli di Mac però questo tipo di formattazione, a partire da una versione specifica di OpenCore, ha creato problemi, andava a cancellare proprio la presenza di OpenCore. Allora io suggerisco di posizionarvi su quello che chiamo il contenitore più interno all'hard disk. Di conseguenza questo, vedete, questi sono dei sottovolumi, lasciamoli stare e andiamo a prendere proprio il contenitore più interno, ok? Quindi posizionatevi su questo, cliccate su inizializza e adesso potete lasciare tranquillamente così, principale APFS. Inizializza, vi ricordo che questo cancellerà tutto quanto il contenuto del vostro disco, quindi perderete tutti quanti i dati, ed ecco perché mi raccomando sempre di fare un backup con Time Machine. Perfetto, cliccate su fine, andate a chiudere Utility Disco e tornate alla schermata principale. Adesso si può procedere, andiamo su Install macOS 14 Beta, continua, procediamo, continua. Accettate il contratto di licenza e adesso selezionate il vostro hard disk principale. Cliccate su Continua e guardate, inizia il caricamento, l'installazione dei file. Ragazzi, state molto attenti a questa fase. Una volta che la nostra barra arriverà al termine, ecco, il Mac si riavvierà e vi premetto che ci possono essere più riavvii, molti riavvii. E può volerci anche molto molto tempo, questo in base al Mac, quindi non vi preoccupate. Per verificare se il Mac si è bloccato, guardate, premete il tasto Block Mayusk, se si illumina il LED il Mac non è bloccato, altrimenti il Mac sarà bloccato. Ora, tornando un attimo ai riavvii, vi consiglio ad ogni riavvio, quindi dovrete stare attenti, una volta arrivati qui il Mac si riavvierà da solo, in quella fase vi consiglio sempre di tenere premuto il tasto Alt e riavviare il bootloader che avete visto all'inizio, questo ad ogni fase di riavvio. Non vi preoccupate qualora non ci riusciste, potete tranquillamente spegnere il Mac e fare la procedura perché ripartirà da solo. Perché vi do questo consiglio? Perché il Mac potrebbe partire involontariamente o sulla pendrive ma bypassando OpenCore, quindi ricevendo
riceverete il segnale di divieto. Potrebbe partire sulla partizione di bootcamp che avete installato e quindi non proseguirà sulla partizione principale. Potrebbe ripartire sulla partizione principale creata con questi file ma bypassando OpenCore. Ecco perché premendo Alt e andando a finire nuovamente nel bootloader avremo la certezza di proseguire l'installazione sulla parte corretta. Ok? Mi raccomando, seguite bene questi passaggi. E allora ragazzi, il Mac si sta riavviando, vedete tasto Alt premuto. Perfetto, tornate nuovamente nella sezione Windows qualora aveste Bootcamp oppure in questa sezione con questa icona, andate avanti e questa volta cliccate su macOS Installer, non più su questo, ma vedete questo che ha il simbolo dell'hard disk, perché adesso proseguirà proprio dall'hard disk. Guardate, è comparso il timer, ancora 29 minuti circa. Ovviamente ragazzi, qui potrà metterci molto più tempo, tutto quanto dipende sempre dalla velocità del vostro Mac. E non preoccupatevi, ve lo dico già adesso, quando arriverà alla scritta ancora un minuto circa, lì ragazzi potrebbero volerci anche 2-3 ore. Non preoccupatevi, non pensate che il Mac si è bloccato e comunque sia, per verificarlo torno a dirvi di premere il tasto di block maiuscolo, se si illumina, se si spegne, il Mac non è bloccato. Ultima fase terminata, riavvio in corso, guardate ho sempre Alt premuto e attendo che venga caricato il bootloader. Rientro nuovamente nella mia sezione Windows oppure torno a dire OpenCore e vado nuovamente su macOS Installer e attendo il proseguimento. Nuovo riavvio, tengo sempre premuto Alt, vedete ci sono diversi riavvii come vi dicevo appunto. Torno sempre nella mia schermata Windows e vado su principale questa volta. Vedete è scomparso macOS Installer, quindi adesso finalmente il mio hard disk principale. Vado a cliccare e attendo le ultime fasi dell'installazione. Ed eccoci ragazzi, siamo sulla schermata principale di macOS Sonoma e dunque la prima fase di configurazione. Ovviamente andate a scegliere la vostra lingua, nel nostro caso chiaramente l'italiano. Continuate con la configurazione e ci rivedremo al passaggio inerente al ripristino dei dati, perché ho alcune cose da dirvi. Vedete, è stato avviato l'assistente di migrazione e adesso ci chiede come ripristinare i dati, da un PC Windows oppure vedete da un Mac, da un backup di Time Machine o da un disco di avvio. In questa fase dovremo ripristinare i dati da Time Machine, quindi selezionate qui e andate a scegliere i dati da ripristinare, io faccio non adesso. Accetto il contratto. Ed eccoci ragazzi, siamo sulla schermata principale di macOS Sonoma, al termine dell'installazione dovrete, ecco, copiarvi nuovamente OpenCore Patcher, perché dovremo andare ad installare dei driver. Vi faccio notare che sul mio MacBook Air del 2014 il Wi-Fi non è stato riconosciuto e ovviamente non c'è scheda di rete, quindi al momento non posso connettermi ad internet. Aprite OpenCore. State attenti a questi ultimi passaggi perché li vedremo uno ad uno. Schermata principale. Se avevate utilizzato OpenCore non sul disco principale ma sulla pendrive di installazione, per fare in modo che OpenCore adesso sia caricato qui sull'hard disk e non più sulla pendrive, di conseguenza potrete toglierla e non tenerla più sempre inserita, cosa dovete fare? Andate su Build and Install OpenCore, lasciate che si avvii, cliccate su Install to Disk e adesso andate a scegliere l'SSD. Fatto questo, ragazzi, riavviate e non avrete più bisogno della pendrive. Torniamo un attimo al menu principale perché adesso dovremo andare ad effettuare, ecco, alcuni cambiamenti, quelli più importanti. Se avete notato, avviandosi il Mac, che cosa faceva? Vi mostrava il picker, il boot picker, quindi quelle icone. Ecco, ve le mostrerà ancora. Per toglierle, cosa dovrete fare? Cliccate su Settings. Andate in questa sezione Show OpenCore Boot Picker e disabilitatelo. Fatto questo ragazzi dovrete tornare indietro, mi raccomando non saltate questa parte, e rifate nuovamente Build and Install OpenCore, ovviamente sull'hard disk. Ma fatto questo ragazzi, riavviato il computer, il boot picker non si vedrà più, l'ultima cosa, la più importante, è quella di andare ad installare tutti quanti i driver che OpenCore stesso riconoscerà. Cliccate su Post Install Root Patch e guardate, dice che ci sono delle patch disponibili. Ragazzi, precisazione, adesso trovo soltanto la patch per la scheda video, ma sono con la versione 0.6.7 di OpenCore, probabilmente ne usciranno altre. E vi ricordo anche che questa è
una versione beta di macOS Sonoma, quindi problemi ne potrete avere. Infatti, come vi dicevo all'inizio, ricordatevi di non installare mai le versioni beta sui computer principali, mi raccomando, ricordatevelo. Comunque, fatto questo, clicco su Start, do l'ok e attendo, dopo aver inserito la password del Mac, che venga riavviato il computer e che tutti quanti i driver siano caricati correttamente.